organizzatori, sono molto contento di essere in terra di Puglia, che peraltro almeno un po' conosco, perché per numerosi anni dietro fila sono stato in Gargano con la famiglia, quando i bambini erano piccoli, adesso sono tutti grandi, ho 6 nipotini e 3 in arrivo, per cui... Sono metà, detto che erano due. Mi è arrivato un altro, esatto. Quindi sono molto contento di essere qui, ringrazio anche Lorenzetto, Stefano, che mi ha presentato così. È tutto vero quello che ha detto, è tutto vero. Mi fa un po', come dire, tremare le vene ai polsi il paragone con Cide Gasperi, che io considero uno degli uomini più illuminati che l'Italia ha avuto la fortuna di avere e la sfortuna di avere per un tempo purtroppo molto limitato. Molto di più si sarebbe potuto fare, ma al buon Dio è piaciuto di fargli compiere questa missione e poi di chiamarlo a sé. Perché il Family Day? Ma avete sentito, io sono sempre stato molto interessato delle questioni sociali e in modo particolare delle questioni sociali che avessero anche una ricaduta o una connotazione di tipo etico. E nel 1978, quando si fece la legge 194 dell'interruzione volontaria di gravidanza, fu probabilmente uno dei momenti nei quali rimase più stordito. Come vi diceva Lorenzetto, nel 74, nel referendum, quello sul divorzio, io votai a favore del divorzio, cadendo anch'io nella trappola nella quale forse siamo caduti troppe volte e corriamo il rischio di cadere anche oggi, la trappola per la quale una certa forma, come dire, che noi chiamiamo democrazia e tolleranza, vorrebbe che io rinunci ai miei ideali a favore di ideali altrui. Per chi ha più o meno la mia età si ricorda che anche quando ci fu il referendum dell'81, 1981, sulla legge 194, una larga fetta del mondo cattolico, purtroppo, disse, questo era il ragionamento che filava, io un aborto non lo farò mai. Ma perché devo vietare ad un'altra persona non credente che lo vuol fare e che lo reputa una cosa comunque moralmente accettabile o comunque uno stato di necessità? Chi sono io per vietarlo ad altrui? Questa è una trappola, amici, ed è una trappola che sta funzionando molto anche oggi per una serie di ragioni. La prima ragione è una ragione, direi, teoretica. Se noi siamo convinti che una cosa è male, è male per chiunque, e il nostro dovere, almeno dal punto di vista valoriale, di principio e culturale, è dire che è male. Facevo un esempio a un importante prelato: se io da medico so che se tu prendi quella medicina muori, il mio dovere è dirtelo che ti fa male. Dopodiché non spiegherò i carabinieri per vietarti di prenderla, rispetto la tua libertà, e quindi se vuoi prenderla, prenditela, ma ho il dovere di dirti stai attento perché facendo così starai male. Ed è quello che anche sta accadendo oggi. Il perché, per rispondere più direttamente alla domanda di Stefano, perché il Family Day? Perché ho avuto la sensazione che anche su di un tema che è così spaventosamente delicato come il tema della famiglia si andasse avanti in maniera molto superficiale, come il leitmotiv che ho sentito tante volte provenire dal Premier, che non esiste più la famiglia ma esistono modelli diversi di famiglia, che l'Europa ce lo chiede, che dobbiamo andare al passo con i tempi. Tutte cose che sanno di giustificazione speciosa per cercare di cambiare profondamente l'antropologia del popolo italiano. Io sono assolutamente convinto che quel milione in piazza San Giovanni, quel milione al Circo Massimo, ha dietro le spalle milioni di persone che pensano che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. Questo è il tema.